Beh, questo è un progetto della regione che vuole creare protagonismo, partecipazione di giovani, che ha fatto delle politiche intelligenti per offrire degli spazi e le opportunità, ma bisogna andare certamente oltre, perché c'è una situazione che bisogna innescare questi progetti per i giovani dentro un discorso più ampio che coinvolge tutta la comunità. Ben vengono delle offerte di lavoro come stage, il servizio civile come una opportunità, però rischiano di essere solo dei piccoli pezzi se non c'è un discorso molto più ampio che non coinvolge solo questa regione che sta facendo delle cose, ma un discorso più generale del paese. 2 milioni di giovani senza lavoro sarà pure un problema che deve essere affrontato. Qui viene affrontato un supporto per dare casa e altre opportunità, ma questo è un discorso ben venga, che deve però essere un discorso di giustizia sociale nel nostro paese. E quindi questi stimoli servono per dare un po' di dignità, un po' di speranza, ma devono diventare il centro di un'attenzione della politica del paese. Perché questo paese è un paese che si preoccupa molto dei giovani, ma non se ne occupa a sufficienza. Parliamo tanto di politiche giovanili e poi in effetti arrancano, salvo delle esperienze di valore. È un discorso più generale che deve essere affrontato, che ha una parola sola, democrazia. Perché la democrazia, voi me lo insegnate, si fonda su due doni, la dignità umana e la giustizia. Ma la democrazia non starà mai in piedi se non c'è la terza gamba che si chiama responsabilità, quella che noi chiediamo allo Stato, alle istituzioni che facciano la loro parte, ma che chiediamo anche a noi come cittadini di fare la nostra parte. E quindi qui parliamo anche della nostra responsabilità di cittadini, giovani, adulti insieme per portare il nostro contributo al cambiamento. Scusi, giovani definiti come bamboccioni oppure come sfigati oppure il lavoro fisso e monotono, secondo lei queste dichiarazioni come le valuta? I giovani sono giovani e quando i giovani trovano degli spazi veri, punti veri, coerenti, credibili, hanno voglia di mettersi in gioco. Non è assolutamente vero, poi ci saranno anche delle frange che stanno a guardare, ma la poltronita è una malattia acuta che trovate in tutti i contesti. Però attenzione che i giovani, e io lo vedo nella quotidianità, se trovano dei riferimenti chiari, concreti, delle opportunità, sono meravigliosi, hanno fantasia, hanno creatività, hanno bisogno di trovare un mondo adulto che offra veramente delle opportunità e che si devono anche costruire insieme. Ma la politica che dichiara, che fa queste dichiarazioni, insomma, come valuta queste dichiarazioni? A parte di ministri, da parte del governo, da parte di politici che appunto danno definizioni abbastanza forti di questo mondo? Non è la politica che dà questo, sono alcuni personaggi che danno questo. Io rifiuto le semplificazioni. Credo che abbiamo sempre dovuto distinguere per non confondere, far emergere le cose positive. Soprattutto ci vuole sempre un grande rispetto per le persone. Il mondo dei giovani è un mondo dove si trova un po' di tutto, ma l'esperienza concreta dimostra che quando si offrono delle opportunità, si mettono profondamente in gioco. Allora la speranza oggi, quella vera, quella concreta, si chiama giustizia sociale. La speranza ha il volto dei progetti, la speranza vuol dire offrire opportunità, la speranza vuol dire vero protagonismo da parte di giovani, non solo dei giovani. E credo che è anche ora di smetterla di dividere i giovani con gli adulti come molte volte si fa. Dobbiamo creare una nuova forza generatrice tra giovani e adulti. Gli adulti che si assumono la loro quota di responsabilità fatta fino in fondo e offrire insieme, costruire insieme dei percorsi con il mondo dei giovani. I giovani sono una meraviglia quando trovano dei riferimenti. Io l'ho visto quei migliaia di ragazzi che vanno a lavorare sui beni confiscati d'estate nei vari territori del nostro paese, quei migliaia di giovani nelle cooperative che hanno ritrovato un senso ma anche un servizio per le persone. La politica deve creare le condizioni di una continuità, di un supporto concreto a tutto questo e che questi interventi che qui vengono fatti sono interventi di valore, ma rischiano di essere solo così delle esperienze propositive, ma ci vuole un quadro di politica generale nel Paese. No, io posso dire la meraviglia delle confische nel nostro Paese, una legge voluta dal basso, voluta da Libera nel 96 raccogliendo 1 milione di firme, oggi legge dello Stato, migliaia di confische, ma attenzione, a fianco della positività degli 11.000 beni confiscati in Italia, quindi dato positività, 3.500 non possono essere usati perché non possono essere destinati perché sono sotto ipoteca bancaria.
E qui ho capito, allora o sono occupate dagli stessi mafiosi o sono quote divise con altri. Quindi anche qui la politica deve cercare di sbloccare una situazione paradossale. Chi ha dato le ipoteche ai mafiosi? Ecco. E dobbiamo restituire tutti questi beni alla collettività. Secondo, molti beni sono stati utilizzati per aprire fonti di lavoro vero che danno dignità e libertà alle persone, ma si potrebbe fare molto, molto, molto di più sui beni confiscati nel nostro paese. E poi non si sa, tutto questo denaro liquido che viene confiscato dovrebbe avere una prima destinazione per il risarcimento familiare delle vittime di mafia, per i testimoni e per mettere in grado queste cooperative di poter agire, perché le cooperative devono inventarsi di tutti per trovare le condizioni per avviare un lavoro che poi è un lavoro che si dà con bando pubblico agli giovani. Altra considerazione, parliamo di questa stupenda regione, questo è un segno ancora una volta che le mafie sono trasversali al nostro paese, che non c'è regione che può dichiararsi esente, e che la forza delle mafie non sta dentro le mafie, ma sta fuori dalle mafie. La forza delle mafie sta in quelle alleanze, no? In quelle connessioni con parti del corpo sociale, con alcuni segmenti della politica, dell'economia, della finanza. La forza delle mafie sta fuori dalle mafie. E soprattutto le mafie si alimentano anche di piccoli reati o di reati come la corruzione, come forme di riciclaggio, varie forme di illegalità. E quindi è una riflessione molto più complessiva che deve essere fatta. A noi interessa la dimensione educativa, i percorsi di prevenzione, la sfida culturale, perché è la cultura che dà la sveglia alle coscienze, la confisca dei beni e dare un supporto a quei magistrati e a quelle forze di polizia che sono fortemente impegnate. Essere qui oggi, ancora una volta a Firenze, uno non può dimenticare quello che qui è avvenuto e non può dimenticare che da questa terra partì Nino Caponnetto, che fu il padre di quel pool antimafia con Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.